Una domanda a Valentina De Poli, direttrice, direttore, direttora, da 6 anni mi pare? Sì, forse quasi 7, ad aprile, dovrò fare bene i conti. Ad aprile, 7 anni di direzione di Topolino. Che cosa significa, con tutta la storia alle spalle, tutta la tradizione, la popolarità e quant'altro, fare il direttore di Topolino oggi? Beh, è una bella responsabilità, proprio perché appunto non puoi non tenere conto di tutto quello che c'è stato, e quindi di sicuro in occasione eventi come quelli che stiamo celebrando in questi giorni, ci stiamo avviando verso i festeggiamenti dell'uscita del numero 3000 di Topolino, che sarà in edicola il 22 maggio, un pochino di ansia ti sale, soprattutto perché sono i momenti in cui normalmente si fanno anche dei bilanci, no? Ci si mette un po' in discussione. Però io dico sempre che comunque quando hai a che fare con una cosa che ha lasciato così tanto il segno, ma che è ancora viva, è piena di passione, quindi che è alimentata dal contributo di persone che proprio hanno voglia ancora di comunicare col pubblico, tutto diventa più facile, come se ognuno di noi dovesse dare un pezzettino. E il mio pezzettino è quello di cercare di coordinare, di dare una regia e di cercare di fare in modo che questa vivezza del giornale riesca a raggiungere non solo i lettori, ma anche il pubblico, degli operatori della comunicazione, perché è importante in un momento come questo, anche di crisi dell'editoria, far sentire la propria voce. Per cui è una bella responsabilità, però come dico sempre sono anche una privilegiata, perché poi come direttore di Topolino ogni volta, ancora oggi, che incontro qualcuno per la prima volta e dico sono Valentina De Poli, il direttore di Topolino, sì, c'è sempre un sorriso. Questa è la colonna sonora, però adesso, quindi un sorriso e quindi una predisposizione comunque positiva alla conoscenza, e quindi la conoscenza anche del mondo di persone nuove è la linfa della quale ci nutriamo anche per continuare a fare il nostro lavoro. Certo, un'altra battuta? Se ci può dare qualche anticipazione su questo numero 3000 che appunto fra 2 mesi circa sarà in edicola. Certo, allora già qualche anticipazione, mi sono lasciata andare perché avevo fatte promesse a destra manca dicendo non diremo niente fino al 22 maggio, poi diventa impossibile, anche perché poi quando inizi a vedere arrivare in redazione i lavori dei nostri artisti, scrittori, sceneggiatori, disegnatori, fremi un po', no? Dalla voglia di dire non possiamo aspettare ancora 2 mesi. Comunque, oltre appunto alle celebrazioni che Napoli sta dedicando al numero 3000 di Topolino al Museo del Pan, quindi con una mostra dedicata, arriveremo a tappe alla data del 22 maggio, passando anche dal Comic Con di Napoli, dove ci saranno delle attività per i nostri lettori, per i ragazzi, e in particolare poi sul numero celebrativo, quindi del Topolino 3000, stiamo lavorando su un numero a doppia foliazione, quindi che conterrà 14 storie, che è appunto uno sforzo notevole, dove abbiamo cercato di celebrare tutti i personaggi, non tanto dal punto di vista storico, ma proprio per quello che hanno ancora da comunicare, perché comunque la ricchezza... Cioè dedicare loro, a ciascuno di loro, uno spazio particolare. E 14 storie tutti di Zio Paperone o di Paperino, perché poi alla fine anche nell'equilibrio della realizzazione delle storie, le storie di Paperi sono sempre quelle che vengono privilegiate, però i personaggi del fumetto Disney sono tanti, e allora a volte ci capita magari di tralasciarne qualcuno, e invece di dare la possibilità anche a personaggi che fanno parte del nostro immaginario, che i ragazzi di oggi, i bambini di oggi ancora non hanno conosciuto, di dire la loro. Per cui di recente anche abbiamo pubblicato una storia con Atomino Bip Bip, che voglio dire, io ci sono cresciuta, ce l'ho ancora nella mente, quindi che è attualissimo ancora oggi, ma altri personaggi che fanno parte delle famiglie dei Topi e dei Paperi, e quindi delle storie che celebrano il 3000, avranno tutte queste storie il tema del 3000 all'interno, e qui insieme insomma agli attori che sono i protagonisti, quindi Paperi e Topi. Benissimo, allora Marco Pistoia con Valentina De Poli dal Teatro del Campus di Fisciano, Università di Salerno, Davimus Davimedia, omaggio a Topolino, al suo numero 3000, a Napoli Comic Con e a tutto quello che avverrà e verrà. È una bella esperienza anche per me, perché davvero questo incontro e di questa realtà è stata proprio una realtà positiva, una sorpresa positiva, e quindi auguro a tutti voi un futuro di successo e di soddisfazione. Grazie mille, arrivederci allora. Arrivederci.